Oggi un nuovo speciale, speciale vitamina D, la vitamina del sole, la vitamina della crescita straordinaria per le ossa e per i tessuti, di cui però, attenzione, l'80%, 70-80% di noi è carente, specie le donne in età post-menopausale, secondo uno studio recentissimo. Per molti la vitamina D è un ormone, in greco ormao, che significa mettere in movimento, proprio perché la vitamina D è un messaggero chimico che trasmette segnali da una cellula all'altra. A scoprire le proprietà per primo fu Kurt Ulcinski, eccolo qui, che dimostrò come i raggi ultravioletti di una lampada fossero molto efficaci ad aumentare la calcificazione nei bambini affetti da rachitismo. E la vitamina D è importante non solo per le ossa, gioca un ruolo cruciale anche nel proteggere il cervello ed i tessuti. Lo studio è stato condotto dal Mackay Cancer Center di Washington. Durante l'esperimento, alcuni topi di mezza età sono stati nutriti con un'alimentazione povera di vitamina D per un periodo di 4-5 mesi. Gli scienziati hanno osservato che il cervello dei topi veniva danneggiato dai radicali liberi e si verificava anche una riduzione delle funzioni cognitive. Un adeguato livello di vitamina D è quindi necessario per prevenire il danno cerebrale dei radicali liberi e le successive deleterie conseguenze. E la vitamina D è considerata vitale perché aiuta a combattere varie malattie come la tubercolosi, malattie cardiache ed il cancro. E bassi livelli di vitamina D sono anche legati al morbo di Alzheimer. E parliamo della vitamina D e dei bambini, in particolare di carenza di vitamina D nei piccoli e di quando sono piccoli. E quando c'è la carenza da piccoli poi può sopraggiungere l'aterosclerosi da grandi. Perché secondo uno studio dell'Università di Turku, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, questa è la notizia riportata dallo Science Daily, e diffuso anche quindi appunto da questo giornale, bassi livelli di vitamina D durante l'infanzia sono associati a un maggior rischio di sviluppare aterosclerosi in età adulta, cioè l'indurimento delle arterie, insomma. In particolare 25, a partire da 25 anni dopo. I ricercatori hanno analizzato 2148 soggetti, all'inizio dello studio i soggetti avevano dai 2 ai 18 anni di età, seguiti fino a quando non avevano raggiunto i 30-45 anni. E come fattore predittivo per l'aterosclerosi è stato preso in considerazione lo spessore medio-intimale della carotide, cioè l'IMT. Ebbene, i soggetti con bassi livelli di vitamina D avevano una prevalenza più elevata di IMT ad alto rischio da adulti. Ma cosa pensano i pediatri di questo studio? Cioè bassa vitamina D da piccoli, rischio di aterosclerosi da grandi. Lo condividono questo studio, ne tengono conto e come giudicano la sensibilità delle famiglie sull'importanza delle vitamine per la crescita dei loro piccoli. Sentiamo la pediatra Carmen Verga. Il risultato è un risultato importante perché si tratta di uno studio osservazionale che è andato avanti per anni. Gli stessi autori definiscono bene però come interpretare questi risultati perché nel momento in cui uno studio che coinvolge comunque anche un certo stile di vita e stanno valutando un parametro sul quale incidono molti elementi, non soltanto il livello di vitamina D, è chiaro che per stabilire poi un nesso causale, cioè praticamente per dire che effettivamente è il livello di vitamina D, occorreranno studi anche con un disegno fatti diversamente, però questo dà comunque un'indicazione molto C'è una importante che si percentuale molto aggiunge. elevata di Sì, credibilità, di attendibilità. no, è sicuramente un risultato molto importante anche per lo spessore stesso dello studio, voglio dire, e che si aggiunge a tante altre osservazioni che vanno tutte nella stessa direzione. Ecco, un'indicazione utile, utilissima per voi pediatri che ogni giorno dovete aggiornarvi e buttate l'occhio, insomma, su tutte le novità. Ecco, secondo il suo osservatorio privilegiato, quella di pediatra di famiglia che tutti i giorni parla con i genitori, secondo lei i genitori prestano sufficiente attenzione all'uso delle vitamine? Conoscono l'importanza della vitamina D, insomma, il valore? Lei quale, ecco, di fronte a Certo. quale
scenario si trova, insomma, di solito? Sì, i genitori conoscono l'importanza delle vitamine anche perché, soprattutto per quanto riguarda la vitamina D, rientra in una, diciamo, in un progetto di profilassi che i pediatri portano avanti, quindi ne discutono con il pediatra. L'unico problema è che però, per quanto riguarda la vitamina D... Scusa, sì. Tocca il braccio, che sta facendo la pediatra? Sì. Sta valutando se ci sono delle anomalie a livello osseo, per esempio, perché la vitamina D è conosciuta come l'elemento che regola il metabolismo dell'osso in prima battuta, però poi nel corso degli anni le ricerche hanno dimostrato che si tratta di un ormone che agisce su... praticamente tutti gli organi e che incide su molte funzioni dell'organismo, non soltanto quelle dell'osso. Sì, infatti le stavo facendo proprio questa domanda, cioè che la vitamina D per anni è stata considerata ufficialmente, insomma, unanimemente legata allo sviluppo, cioè la vitamina della crescita. Sì. Oggi invece sembra diventata un fattore base della salute. Sì. È un fattore base non soltanto per quanto riguarda ripeto, il metabolismo dell'osso e quindi collegato nel bambino con l'allungamento e la crescita, ma anche per quanto riguarda funzioni della, diciamo, della protezione cellulare, l'omeostasi della cute, le difese immunitarie, anche tutti gli stimoli di anomala infiammazione che ci possono essere nell'organismo, quindi è correlato anche con le patologie allergiche, per esempio, con lo sviluppo cerebrale. È un vero e proprio ormone che ha i suoi recettori su tutti gli organi. Ecco, le carenze della vitamina D, abbiamo visto quasi la maggioranza della popolazione ne è carente, quasi l'80%, sono correlate anche al fegato grasso, che si chiama steatosi, alla obesità, alla insulinoresistenza, all'ipertensione, al diabete. E perché succede questo? Perché non viviamo più all'aria aperta come prima? Come compensare? Come accertare se siamo in deficit di vitamina D? Sentiamo la dottoressa Anna Ranchelli, dirigente diabetologa nell'azienda ospedaliera San Donato di Arezzo. Dal momento che la principale fonte di sintesi della vitamina D è proprio l'esposizione alla luce solare, è verosimile che il nostro stile di vita, prevalentemente al chiuso negli uffici, in casa o in macchina, quindi lontano dall'esposizione solare, abbia favorito e favorisca il mantenimento di questi ridotti livelli. Sicuramente intraprendere uno stile di vita sano ed equilibrato può aiutarci a mantenere o comunque innalzare i livelli di vitamina D. Quindi per attività fisica all'aria aperta possiamo fare anche quello che va dalle semplici passeggiate a giocare al parco con i figli, con i nipoti, fino a un jogging, corsa, ciclismo e via discorrendo, anche perché questo, un'attività fisica all'aria aperta, ha delle positive ripercussioni sul livello di salute globale e generale della persona. Dunque, effettivamente è vero, in realtà innanzitutto abbiamo due diverse unità di misura, quindi magari anche il laboratorio di riferimento ci segnala qual è la sua unità di misura. Soprattutto i livelli di sufficienza di vitamina D vengono indicati dal numero di 75 nanogrammi per moli o 30 nanogrammi per litro. Ci sono anche degli stati di ridotta sufficienza, quindi sono numeri che sono leggermente inferiori. Sicuramente una carenza grave che dà sintomi, anche ripercussioni sullo stato di salute, sono livelli inferiori a 10 nanogrammi su ml. Ecco, e dicevamo che sono pezzetti di interviste che noi abbiamo realizzato in passato, quella con la dottoressa Ranchelli via Skype. Dunque, i livelli di vitamina D possono essere anche importanti per aiutare nella cura dei tumori anche quelli più letali, per esempio il cancro del pancreas. Scienziati americani, infatti, coordinati da un famoso genetista, Ron Evans,
hanno scoperto che una molecola ottenuta dalla vitamina D potenzia gli effetti della chemioterapia contro questo tumore, aumentando, secondo i risultati ottenuti in animali, del 50% i tassi di sopravvivenza. Pubblicati sulla rivista Cell, i risultati sui topi sono così buoni che è stata già avviata una sperimentazione clinica per testare il derivato della vitamina D sui pazienti umani. Lo studio è stato condotto dal Salk Institute di Loyola in California e dalla Università di Pennsylvania. Il segreto del derivato della vitamina D è che favorisce la penetrazione dei farmaci all'interno del tumore, rendendoli più efficaci. Il tumore del pancreas, circa 6.000 casi all'anno in Italia, è uno dei più mortali. Praticamente asintomatico, viene difficilmente diagnosticato in fase precoce, per cui la diagnosi arriva spesso quando la malattia è già estesa ed ha iniziato a diffondersi agli organi vicini, quindi è difficile da guarire. Oggi questa neoplasia si cura soprattutto, quasi esclusivamente chirurgicamente, ma la mortalità associata all'intervento resta ancora alta. I chemioterapici sono poco efficaci in quanto non riescono a penetrare in profondità nel tumore. I farmaci sono bloccati da uno scudo di cellule cosiddette stellate che favoriscono la crescita tumorale. Ebbene, si è scoperto che queste cellule sono tappezzate di interruttori specifici per la vitamina D e che quando questa si lega ad essi, le cellule stellate si disattivano lasciando il tumore nudo e più esposto ai farmaci. Ecco, ma la vitamina D può svolgere anche un altro ruolo assai importante, quello di scongiurare il rischio dell'autismo. Infatti un nuovo studio australiano ha individuato un legame tra carenza della vitamina, di questa vitamina D, e l'autismo. Un livello basso a 20 settimane di gravidanza aumenta il rischio di mettere al mondo una prole con tratti autistici verso l'età di 6 anni. Lo studio ha analizzato circa 4.200 campioni di sangue di donne incinte e dei loro bambini, considerando come carenti i campioni con un tasso di vitamina D sotto i 25 nanomol per litro. I nanomol, come ha detto anche la signora Ranchelli prima, sono i livelli di vitamina D, in particolare di colocalciferolo, nell'organismo. E questo studio offre ulteriori evidenze che bassi livelli di vitamina D sono associati con disturbi dello sviluppo neurologico, raccomandando quindi un maggiore uso di supplementi di vitamina D durante la gravidanza, come l'uso per esempio di acido folico, che riduce l'incidenza di spina bifida nella comunità. La vitamina D di solito si assorbe con l'esposizione al sole, ma si trova anche in alcuni cibi ed in supplementi farmaceutici. Sono ampiamente noti i suoi benefici nel mantenere ossa sane e vi sono solide evidenze che la collegano alla crescita cerebrale. In altri studi la sua carenza è stata legata a schizofrenia, asma, ridotta densità ossea. La sua carenza nella prima infanzia è stata collegata anche a disturbi allergici. Ecco, come abbiamo sentito, la prima fonte di approvvigionamento di vitamina D, come abbiamo visto, è il sole. Il sole, attraverso anche l'esposizione, un'attività fisica moderata e costante che mantiene bene irrorate di ossigeno le ossa e le articolazioni. La seconda fase, secondo step di approvvigionamento di vitamina D sono i cibi. Non è che questa vitamina abbondi tanto, attenzione, negli alimenti, ma noi non ne abbiamo bisogno di grandi quantità. Il nostro fabbisogno giornaliero di vitamina D è pari ad appena 10 microgrammi al giorno. Vediamo gli alimenti che ne sono più ricchi: l'olio di pesce, il salmone, le aringhe, il pesce azzurro in genere come le sardine, le alici, gli sgombri, le uova, i funghi, la soia e i suoi derivati, il caviale, le uova di pesce, i frutti di mare come cozze, vongole e ostriche, la ricotta. Sono tutti alimenti che contengono buone alte percentuali rispetto anche ad altri cibi di vitamina D.